5 canali YouTube italiani che stimolano la mia mente e che non vi aspettate assolutamente. Video tappabuchi? Può darsi, o forse no. Sono nel mood perfetto per registrare un video come questo. Perché? Perché su questo canale io fondamentalmente, come sapete, mi occupo di creazione di contenuti. E per poter creare contenuti ho bisogno di idee. E per avere idee, me stesso, la mia mente, il mio corpo, questo tutt'uno deve essere tranquillo, deve essere sereno. E in realtà, proprio in questi giorni non va proprio benissimo. Sono un po' in una fase di down, mettiamola così. Il morale un po' giù, e quando succede questo, io ho necessità di riattivare, no, un po' la mia mente, e la mia mente va riattivata e stimolata per poter essere riattivata in un certo modo. E quindi vado chiaramente alla ricerca di contenuti, no, che mi stimolano. E quando vi dico che questi canali che adesso vi mostro assolutamente italiani non ve li aspettate, è perché magari da un canale come il mio potreste immaginarvi che seguo videomaker o roba che ha a che fare con il videomaking, con la creazione di contenuti. Beh, in realtà no, è proprio molto molto lontano da queste tematiche. Quindi ciao, se è la prima volta che sei qui su questo canale, io sono Giuseppe, mi occupo appunto di creazione di contenuti e videomaking, e oggi invece ti mostrerò 5 canali assolutamente italiani che uso io per stimolare la mia mente e appunto riuscire a tirar fuori idee per i miei video. Quindi se vuoi vedere altri video sulla realizzazione, non riesco neanche a parlare oggi, raga. Se volete vedere altri video, se vuoi vedere altri video sulla realizzazione di contenuti, qui trovi il pulsante per iscriverti a questo canale e attiva la campanella, così YouTube ti notifica appunto quando pubblico nuovi video. Ce ne sono già tantissimi che riguardano appunto la creazione di contenuti e il videomaking. Li trovi qui sul canale, fatti un giro così vedi sicuramente molte molte cose interessanti. Questi canali che adesso vi mostro, sì, li uso un po' come una medicina, ci sono molto legato perché, ripeto ancora una volta, mi permettono di superare i miei periodi di down, ok? Mettiamolo in questo modo. Quindi finiamoci al PC e ve li faccio vedere perché veramente non vedo l'ora. Ah, allora, il primo canale che vi consiglio, che vi mostro, è Link for Universe. Sorrido perché in realtà è un'istituzione su YouTube Italia. Vi faccio un po' la presentazione, chi lo sa, magari non lo conoscete. Lui si chiama Adrian Fartade, è un divulgatore scientifico, ma in realtà è un ragazzo laureato in storia dell'esplorazione spaziale, qualcosa del genere. E quindi su questo canale trovate un sacco di video che riguardano appunto l'esplorazione spaziale, un sacco di video che riguardano la fisica, un sacco di video che riguardano la storia dell'esplorazione spaziale. Proprio in questi giorni è stata annunciata la prima immagine scattata del buco nero al centro della nostra galassia, 4 miliardi di masse solari, ragazzi, al centro della nostra galassia. È incredibile. Quindi sì, trovate tantissimi video proprio sull'attualità della ricerca scientifica, dell'astronomia, dell'astrofisica. E tutto quello, diciamo, che ha a che fare con lo spazio. Poi lui ha dalla sua che è un nerd fondamentalmente. Adrian, ciao, se stai guardando questo video, non ho idea, spero di sì. È un nerd sfegatato perché anche lui, come me, è intriso di cultura pop anni 80, anni 90, e quindi racconta il tutto in maniera molto, molto pop, molto, molto nerd. Questa cosa a me piace tantissimo. Guardate questo canale perché è veramente incredibile. Chiaramente è un big su YouTube Italia, però magari, che so, non lo conoscete. Il secondo che vi faccio vedere è, avete capito che il taglio, ragazzi, è questo. Quindi sì, per far volare la mia mente, io letteralmente mangio e divoro video di fisica, di quantistica, roba del genere. Quindi, secondo canale che vi consiglio, Amedeo Balbi. Lui è il professore Amedeo Balbi, in realtà professore docente all'università. È un astrofisico, sì, professore docente all'università di Roma, qualcosa. Boh, Tor Vergata? Non lo so, non ricordo. Comunque, qui su questo canale lui tratta chiaramente le tematiche di quantistica, relatività, la luce, la velocità della luce, i viaggi nel tempo. Questo video è fantastico. Li tratta chiaramente con la pacatezza di un professore universitario e con
Il relax, cioè io lo ascolto con piacere perché è rilassato quando parla, ti spiega concetti veramente complicatissimi, ma in una maniera fantastica, come solo un professore universitario di quello bravo, però riesce a fare. Ci sono un sacco di video veramente fantastici. Poi sì, alcuni video trattano argomenti che potremmo essere soli nell'universo. Ripeto ancora una volta: i viaggi nel tempo, vita su altri mondi. Se ha senso chiedersi se c'è vita su altri mondi, quindi tante tematiche chiaramente relative all'universo, allo spazio. È una cosa fantastica, ragazzi. Mi sento un po' meglio, sono sincero. Terzo canale. Curious, forse questo ai più potrebbe essere sconosciuto, anche se in realtà è grosso. Lui è un grande, si chiama Alan Zamboni e non ho ben capito, nel senso che lui si occupa di teatro, probabilmente qualcosa del genere, e i suoi video, ve lo garantisco, sono letteralmente un viaggio. Lui prende un argomento, ci fa tanti video, un'intera serie, lo sviscera ed è bellissimo perché lo fa con questo mood molto teatrale. Quando dico teatrale intendo proprio da spettacolo teatrale. Lui è bravissimo. C'ha un problemino col white balance, col bilanciamento del bianco. Alan, se mai guarderai sto video, ti prego chiamami, te lo risolvo io. Ma vabbè, c'ha anche quel look un po' particolare. No, in realtà scherzo, nel senso che i suoi video sono belli anche per quelli, sono molto casalinghi, ma c'è tanto tanto. Poi lui è molto così un po' francese nelle cose, ama Scarlett Johansson, c'ha sta passione sfegatata per Scarlett Johansson, e poi c'è Gualtiero che vi fa compagnia. Quindi ripeto, sì, i suoi video sono letteralmente dei viaggi, proprio da mangiarseli tutti quanti. Questi appunto tutta la serie sul tempo, che è bellissima, tutta la serie sull'entropia, sulla relatività, buchi neri, c'è veramente di tutto e lo affronta in un modo che a me piace tantissimo. Tu lo guardi, è come guardarti letteralmente uno spettacolo teatrale, nonostante ti parla di cose molto complicate e bellissime, ragazzi, che mi danno un respiro, mi fanno viaggiare con la testa. Io letteralmente, mentre sto registrando questo video, capite che ci sono nell'universo forze in questo momento in gioco che neanche riusciamo a comprendere, e sta cosa a me mi manda ai matti. Sono questi video che mi permettono di tirar fuori le idee dal mio cervello. Bellissimo, Curious, andatevelo a guardare. Quarto canale, la fisica che non ti aspetti. Lui si chiama Marco, per gli amici il Cuso, ed è bravissimo. Bravissimo, lui tratta tantissimo di quantistica. C'è la serie, me la recupero quella lì, sul bestiario delle particelle, ragazzi, che è veramente uno spettacolo. Me li sono divorati tutti quanti questi video. Relatività, sì, la velocità della luce, tutte queste robe che hanno a che fare con, diciamo, la relatività, quindi l'infinitamente grande, ma lui tratta tantissimo di quantistica, quindi l'infinitamente piccolo, ed è incredibile perché veramente spesso va a sciogliere tante questioni che hanno proprio a che fare con questo, cioè quanto in questo momento della storia ci siano sforzi per riuscire a conciliare la relatività con la quantistica, perché funzionano benissimo prese nei loro contesti, quindi nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo, però c'è qualche pezzo che ancora ci manca. Poi le cose veramente che ho appreso sul bestiario delle particelle sono veramente fantastiche. Io adesso sparo delle scemenze, magari non sono per niente la persona adatta per parlarvi di queste cose, li guardo. Sono un appassionato, sì, di fisica, di quantistica, erano le materie che mi appassionavano di più all'università, però non ho la competenza per potervene parlare, ma c'è tutto il discorso legato alle fluttuazioni statistiche sulle particelle, di che cosa effettivamente è una particella. Bellissimo, andatelo a guardare. Marco il Cuso, la fisica non ti aspetti. L'ultimo è il capitano Barba Scura Hicks. Vabbè, lui è famosissimo, che ve lo dico a fare. Allora, lui o lo ami o lo odi, e io so, perché so che c'è qualcuno che lo odia. Io faccio parte di quelli che lo amano alla follia. Il capitano, ciao capitano, non so se guarderai mai questo video anche tu. Allora, lui qui tratta di scienza a 360 gradi, non sono cose legate specificatamente alla fisica o alla quantistica, ai viaggi nello spazio, roba del genere, ma scienza in generale. C'ha le puntate di scienza brutta che sono fantastiche perché
prendo un animale e vi racconta vita, morte e miracoli di quell'animale, di tutte le curiosità assurde che ci sono dietro certe specie animali, tratta dell'evoluzione, intesa come organismi viventi e quant'altro, tratta di clima, climate change, un sacco di roba, ragazzi, un sacco di roba, ma la cosa che te lo fa assolutamente amare è che lui direbbe probabilmente che lo fa, che fa scienza, ma lo fa male. Però sì, è un pazzo scatenato perché anche lui è uno nato e cresciuto negli anni 80-90, quindi è completamente intriso di nerdaggine e cultura pop. Poi ci fa i riassuntazzi che sono fantastici di cose che io guardavo quando ero, quindi condivido anch'io perché ci sono cresciuto, di cose che guardavo quando ero piccolo, tipo Pingu. Pingu! Vabbè. Comunque, e niente ragazzi, questi sono i canali che, e ragazze, sono i canali che uso io per riattivare il mio cervello. E vi dico la verità, sì, anche un po' come medicina quando ho dei periodi di forte down come questo. Mi aiutano veramente tantissimo. Non vi sto dicendo che dovete appassionarvi di fisica, di quantistica per superare i vostri periodi di down, però sì, il consiglio è quello, cioè, anziché certe volte infognarvi in certe situazioni è meglio proprio letteralmente fare un reset del cervello e pensare a tutt'altro, a cose che magari vi appassionano, vi fanno, vi stimolano positivamente, perché quello è il discorso. Io potrei guardare video sul videomaking dalla mattina alla sera, lo faccio, ok? Ma a un certo punto basta, basta, non ce la faccio più. E ho bisogno di evadere e credetemi, con questi video la mia mente va veramente oltre, e va a finire che riesci ad astrarti talmente tanto che poi quei problemi che tu hai poi ti sembrano veramente piccoli in confronto all'infinità dell'universo. Non so se capite quello che voglio dire. Comunque, così spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia di stimolo anche per voi. Se così, mettete un bel like, fatemi sapere nei commenti se conoscete altri canali italiani. Ci tenevo tanto a farlo, l'ho fatto di canali internazionali, se vi ricordate il video scorso ve lo lascio qui nelle schede, ma ci tenevo tanto a farlo di canali italiani. Fatemi sapere qualche canale YouTube italiano qua sotto nei commenti che mi consigliate di seguire eventualmente. Grazie ancora per aver guardato. Vi ricordo ancora una volta, se volete vedere tanti video che riguardano la creazione di contenuti a 360 gradi, anche questo video in sé riguarda la creazione di contenuti. Perché? Perché per creare contenuti devi avere le idee, per avere le idee devi essere stimolato. Quindi questi sono i canali che a me stimolano, quindi in qualche modo riguarda la creazione di contenuti. È molto complesso il concetto della creazione di contenuti, perché viene tutto da qua dentro. Comunque, se volete vedere tanti altri video sulla creazione di contenuti, qui trovate il pulsante per iscrivervi al canale, attivate la campanella così YouTube vi notifica quando pubblico nuovi video. Se vi fa piacere seguitemi sui social, trovate sotto in descrizione qui nelle grafiche i link al mio Telegram, la pagina Instagram, la pagina Facebook, dove volete, e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!